Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo tornati qui su Jimmy and the Pulsating Mass. Nell'episodio precedente Jimmy è stato arrestato qui nella cittadina nel regno di Kingland e ora siamo qui costretti, insieme a un sacco di gente che conosciamo, nell'affrontare nemici. E amici. Parliamo qui. Big Enormous! Ehi! Lo so che noi non ci siamo mai visti occhio per occhio, ma volevo parlare con qualcuno. E Didi è lì nell'angolino. Ho dovuto combattere il capo nel combattimento scorso. E io non ce la potevo fare. Tu devi aiutarlo, Jimmy. Ha perso qualcosa. Ho sentito che Johnny dovrà combattere nel prossimo combattimento, quindi magari lui riesce a parlare con il capo, ma se non riuscisse, tu dovrai farlo al posto suo. Il capo non lo vuole ammettere, ma se le cose sono diverse, avrebbe chiesto a te di unirti ai tipi tosti in un batter d'occhio. Ah, Capitan Fish. Saluti, giovane uomo. Avremmo pure perso, ma gli spiriti sono parecchio in alto qui. E ovviamente, ed è ovvio che lo sono. Tutto il mio team è qui giù. Ciao, Jimmy. Esagerando, però tutto ok. Più o meno. Di sicuro quel Johnny Knives mi ha accoltellato un paio di volte. Penso che me lo potevo aspettare. Lasciamelo dire. Non mi sentivo molto bene lì. Neanche un po'. Tutto questo, mi prenderò una lunga e buona riposo. Oh, non essere sciocco. Una buona avventura partirà subito. Oh, Bashicus Maximus? È qui? Non capisco. Quella donna era come un tifone. Prima di essermene accorto, mi ero ritrovato svenuto. Jimmy! Vedo che tu sei ancora nell'arena. Non mi aspettavo niente di meno da parte tua. Ecco, prendi questa idea meravigliosa. Che dici di buttare un po' di cibo qui giù? Non ce l'hanno? Non ci hanno dato da mangiare. Tu hai già mangiato? Già, ovviamente. Devi rimanere ben forte per tutto il torneo. Ma se per caso tu ne avessi un po' di cibo extra, non ti dispiacerebbe condividerlo? Quello sarebbe meravigliosamente meraviglioso da parte tua. Beh, allora, che in bocca al lupo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Boy. Oh, Jimmy. Continui a vincere, sono così fiera, ma sembra che noi siamo quelli che si dovranno affrontare nel prossimo round. Spero che tu sia pronto, perché io non andrò giù semplice con te. Oh boy, ok, ci vuole. Mia madre mi picchia, mi vuole picchiare. Ehi, ho trovato il nome del video. Questo non è affatto buono. Ciao. Chaff ha accettato dei soldi nell'ultimo combattimento. E lui è caduto quindi. Però dopo quel combattimento non sono più riuscito a trovare il mio portafogli. Ora devo combattere quel tizio di nome Coltrane. E sembra molto serio. Dio. Oh, ok, tipo scozzese.
Tu avrai un buon combattimento, amico. No, tu hai avuto un buon combattimento, amico. Il tuo avversario era un po' debole, però. Tu dovresti fare di meglio contro delle persone molto più forti. Ah, ok, almeno ci parla. Quindi, Jimmy, non posso non pensare che. Non posso aiutarmi, ma ho notato che Helga è ancora qui in giro. Puoi mettere una buona parola su di me? Ma anche no. Ho avuto paura che succedesse questo. Ora devo combattere il Mulgren. Mi friggerà come ha fritto il demone oscuro con quella magia. Mi dispiace. Questo è tutto. Ora devo affrontare il capo. Sono così nervoso. Se fosse il vecchio capo, non avrei nessuna possibilità di vittoria. Ma chi lo sa adesso? Ho smesso di pensare. Ora farò solo quella cosa che sto a fare di meglio. Accoltellare le cose fino a che non hanno un senso. Quell'ultimo tizio che ho combattuto è rimasto lì seduto come un grandissimo enorme idiota. Queste sono due vittorie di fila senza nemmeno tirare un pugno. Sto uscendo dalla mia pelle. Se non riesco a trovare un combattimento presto, inizierò a distruggere le guardie. Beh, è un modo, no? Helga. C'è comunque salvare un salvataggio diverso perché non lo so, ma non mi fido molto di salvare nello stesso perché, boh, meglio averne uno di sicurezza. Il tuo avversario adesso è Helga. Sei pronto? Non si è mai pronti a combattere contro la propria madre. Ma andiamo. Molto bene. Spero che non sia troppo difficile. Ma secondo me questi combattimenti non sono neanche così tanto difficili. Solo perché giochi da solo e non hai nessun modo per ottenere né soldi né nient'altro praticamente. Oh, ciao tesoro! Non è divertente? Picchiatevi! Ah, quindi questo è il sprite di combattimento? Oh, è così sbagliato. Però non possiamo fare altro, no? Che fai questo per concentrarci. E poi bam. Ma ci ha curati. Ma ok. Mi dispiace. Ti prego, non farlo. Lo fa di nuovo. Ti senti bene? Ti senti bene, tesoro? Oh. Oh boy. Tutto, wow, lo stiamo distruggendo. Helga sembra distratta dalle altre persone. Oh, wow. Non aveva proprio la vo. Oh Jimmy, è tutto bene. Se tu ti fossi fatto male, non saprei che cosa fare. Questa che allora è stata semplice. Vabbè, meglio così. Facile e indolore. Nel terzo round del torneo, Jimmy ha dovuto combattere un avversario non inaspettato. Lui non poteva comprendere il motivo per cui lei si è andata così. Non abbia combattuto seriamente contro di lui, ma questo non importa, dato che alla fine era lui colui che ha vinto. Altri quattro guerrieri sono caduti. Il vero potere di un guerriero si ritrova nella loro resistenza, nella propria resistenza. Solo i più forti guerrieri sono riusciti ad arrivare fin qui. Le semifinali adesso si possono vedere.
Mentre la fine del torneo si sta avvicinando, Jimmy pensa a tutti i guerrieri che ha dovuto, che ha dovuto sconfiggere durante il viaggio. Cioè, durante il viaggio. Alcuni guerrieri hanno combattuto con tutti i loro cuori, altri si sono arresi prima che iniziasse il combattimento. Ma una cosa li legava tutti: erano tutti perdenti. Loro non hanno il potere di forgiare i loro percorsi. Questo è il potere che Jimmy possiede dentro di sé. La notte cade. Gli avversari rimanenti vengono portati nelle loro celle. Ops. Jimmy, tu sei nelle semifinali. Sono così fiera di te. Ci sono un paio di persone pericolose ancora lì lassù. Quindi voglio che tu stia attento. Se tu ti senti. Se tu hai paura di farti del male, è ok, va bene arrendersi. So che tu hai fatto del tuo meglio, ma non voglio che tu ti faccia del male. La tua sicurezza è la cosa più importante. Ah, ascoltami. No, oh, ma ascoltami. Sono sicura che tu ce la farai. Io sono riuscita a far crescere due ragazzi molto forti. Tu stai facendo il tuo meglio. Quindi sono sicuro che anche Buck stia facendo il suo meglio. Non preoccuparti di lui. Sono sicura che lo troveremo quando ce ne andremo da qui. Comunque, non è così tanto cattivo qui giù. Lars ed io abbiamo un sacco di tempo da passare insieme. Oh, eccolo qui. Lars, di ciao a Jimmy. Oh, hey Jimmy. Ecco qua. Entrambi stiamo molto bene qui, quindi non preoccuparti. Sappi che anche qui giù noi. Sappi che anche qui giù noi stiamo facendo il tifo per te. Oh. Ehi, ragazzo, il boss mi ha veramente picchiato a sangue. Non sono mai stato così felice in vita mia. Magari non si ricorderà chi è, ma il capo è sempre il capo. Lui riuscirà a passare attraverso tutto questo, lo so. Jimmy, ho una cosa da dirti. Ho una cosa da dirti. Il tuo piccolo amico Topolino è veramente una manna dal cielo. Noi non abbiamo mangiato per giorni e lui è riuscito a procurarci del cibo per tutti noi. Lui in questo periodo è rimasto così occupato. Che piccolo ragazzo attivo. Già. Vorrei anche aggiungere che Timothy è così adorabile. Lui si merita tutte le lodi che può ottenere, Manny. Grazie a lui sono riuscito finalmente a dare da mangiare al mio pesce. Bisogna pensare anche alla piccolina in situazioni come queste. È quello che i proprietari di animali domestici hanno come responsabilità. Oh, ragazzi, sono riuscito a fare una buona fortuna. A ottenere un bel po' di soldi la volta scorsa. Ora che sono qui, ho chiesto al piccolo Topolino di portarmi una graffetta o qualcosa del genere. Me ne andrò da questa cellula prima che tu possa finire di dire la frase: qualcuno fermi questo bellissimo ladro. Tutti mi stanno guardando dopo aver combattuto contro Helga. Ma non è giusto. Tutti dovrebbero pensare alla mia sicurezza. Boy, che abbiamo? Quindi tu sei riuscito ad arrivare fino alle semifinali. Posso dire che tu
Hai un ottimo talento, amico. In un altro momento, magari, in un'altra epoca, ti avrei potuto ti avrei potuto far arruolare come soldato. Il pubblico veramente si è ristretto, eh? Non mi sono divertito così tanto da quando ero un giovane ragazzo che correva in giro in tutto il paese. Quindi vuol dire pancia tanaka. Quel perdente calvo ha pensato che poteva avere qualche speranza contro di me. Beh, fammi dire qualcosa riguardo a Punch Tanaka. Punch Tanaka è... aspetta, ma chi è Punch Tanaka? Chi se ne frega? Parlare con te mi ha fatto venire un mal di testa, ragazzo. Spero che tu sia pronto a farti del male nel prossimo combattimento. Punch Tanaka sta iniziando a ricordarsi. Le cose, wow. Salva. Il tuo prossimo avversario è un misterioso uomo con occhiali da sole che si rifiuta di dirci il suo nome. Sei pronto? Molto bene. Ok, Punch Tanaka, questo sarà un po' tosto. Sarà un bel po' tosto. Ho pensato un po'. E sono riuscito ad arrivare a molte cose con solo il mio istinto. Penso che io ero un gladiatore. Spero che tu sia pronto, ragazzo. Perché il treno del dolore sta iniziando a andarsene dalla sua stazione. E tu hai comprato l'ultimo biglietto. Wow. Ok. Facciamo come al solito. Mana Burn. Sbagliato tasto. È questo, giusto? Sì. Concentrati. E ora fai... palle di fuoco a go go. Spam. Quanta salute ha? Neanche tanta. Pancia Tanaka sta dicendo io sono... non vedo l'ora di... aspetta, che cosa stavo dicendo? Ah, volevi fare un contrattacco, ma io ho poteri magici in Nisuka. Non credo che abbia barchiere, quindi sarà abbastanza semplice. Dobbiamo solo stare un po' attenti alla nostra salute. Ovviamente i critici sono fantastici. Posso ancora fare... ok, fai pure il contrattacco, amico. Ottimo. Probabilmente ancora... sì, esatto, un turno. Oh, ma se n'è andato. Ma dannato. Che cosa? Ma io ho il cuore di un gladiatore. Se non sono un gladiatore, quindi... che cosa sono io? Nelle semifinali del torneo, Jimmy ha combattuto il nemico più forte per il momento. La battaglia si è conclusa infine con lui vittorioso. Quattro guerrieri entrarono nell'arena, solo due ne rimangono. Chi dovrà affrontare Jimmy domani? Sarà Mulgren, il mago leggendario, o sarà Coltrane? Lo spadaccino di una terra distante. Le finali saranno domani. E con il sole che tramonta, il cielo divenne rosso. Per molte persone quella era un tramonto normale. Per i guerrieri dell'arena, quel cielo era sporco, era tinto di sangue dei loro compagni. La notte cade. Gli avversari rimanenti sono portati nelle loro celle. Ce l'hai fatta, Jimmy! Sei riuscito ad arrivare alle finali! Signor Tanaka sembra veramente triste, però. Magari puoi aiutarlo e puoi sollevargli morale.
Oh, e Lars sembra che... che non ci sia più. Ho cercato dappertutto per lui. E ci sono un sacco di gente qui giù. Quindi, ma... anche se ci sono un sacco di gente, c'è un sacco di gente qui giù, mi sento sola senza di lui. Spero che torni presto. Lars non riesce a fare molto da solo. Ehi, ragazzo. Tu mi hai fatto fuori parecchio bene nell'ultimo combattimento. Non so ancora chi io sia, ma... Ma io ora so che non posso essere un combattente professionale. Non posso essere un combattente di professionale e di professione se sono stato battuto da un ragazzino di 8 anni. Una cosa divertente però. Non mi sento arrabbiato per questo. Perché sembra che io stia iniziando a capire delle cose. Troverò il mio modo. Devo solo continuare a cercare. Bravo, Punch. Ehi, Jimmy! Sto tenendo d'occhio tutti. Infatti sto aiutando tutta la gente qui sotto. Quel ragazzo Chuff sembra che voleva... sembrava che volesse liberare tutti, ma sembra che voleva solamente liberare se stesso. Ora se n'è andato. E penso che tuo zio sia riuscito a sgattaiolare anche lui. L'ho visto camminare in giro per i corridoi. Si sentiva però parecchio perso, per essere sincero. Ad essere sinceri. Stinkweed? Eh? Oh, sei tu. Tu continui a parlare con me. Immagino che tu voglia sposarti con me. Che schifo. Io non direi no, però. Che ci faccio qui? Ah, non lo so. Mi sono solamente ritrovata qui. Ah, ciao! Quindi dobbiamo affrontare il tizio. L'altro tizio che non mi viene in mente il nome, quello dei Cavalieri di Legato. Oh, ciao, giovanotto! Ho paura che sono sta di essere stato sconfitto. Sembra che tu il prossimo combattimento nelle finali sarai contro Coltrane. Ascolta, non ho mai visto qualcuno così bravo nel gioco di spada. Tu devi stare attento contro quello, va bene? Tu ce l'hai fatta fino a qui, non è vero? Allora, amico? Non vedo l'ora di testare di che cosa tu sei fatto. Salva, per favore. Il tuo prossimo avversario in questo round è Coltrane. Sei pronto? Molto bene. Oh boy. Sarà tosto, immagino. Oggi la mia spada suonerà. Oh, il re? Oh, il drago! Ciao, drago! Lars? Ehi, Jimmy! Credo di star salvando la giornata. Oh, Helga! Lars ci ha salvati tutti a bordo di un drago! Non è fantastico? Ah, non è niente di che. Però dovremmo in teoria andare in giro adesso. Povero! Ok, vabbè, ha vinto lui allora. Ma lì c'è anche il cancelliere con il cervello fuori. Wow! Questo è stato divertente. Questa è stata una conclusione veramente interessante per la fine del torneo. Ok, beh, è stato facile, grazie signor Drago. Arigato gozaimasu. Dove siamo adesso? Grazie per l'aiuto, tesoro. Ci vediamo dopo. Quindi è canon? Lars ex Dragon? Oddio. Ora lei inizierà a salvare tutti gli altri. Ci
Non devi preoccuparti per questo. Ci incontreremo poi dopo. Dopo in un punto a sud. Così ci può portare in un altro continente. Ok, beh. Cos'è questo? Beh, un po'. Mi aspettavo di combattere contro di lui, se devo essere proprio sincero. Però, ehi, non mi sto affatto lamentando. E qui c'è una scatola di giocattoli. Da quanti tempi? Oh, ottimo. Un vaccino. Oh, combattimenti. Ah, ok. Fai così. Fai... Ah sì, perché lei ha il cannone. E poi fai così. Mi ero dimenticato che avesse un cannone. È passato così tanto tempo. Ok. Uff. Ok. E poi ora facciamo fuori tutti lui. Molto bene. Ok, se salessimo di qui, dove ci porta? Ok, quindi ora possiamo andare al sud di King's March. Qua immagino sia bloccato ancora. No! Ah, ok. Questo vuol dire che abbiamo un sacco di aree da esplorare. Allora, oh, eccolo qui. Oh cacchio, ok, non possiamo più entrare dentro Kingsland. Ha senso in effetti. Andrei in questa parte di King's March solo perché lì c'è la Crab House. Un altro di quei strani simboli. Non combattiamo. Oh, uno dei saggi. Benvenuto nel Tempio di Mulgren. Tanto tempo fa il mago Mulgren è stato uno dei quattro eroi che ha sconfitto il demone oscuro. Lui era il quattro... questo è il quarto tempio che abbiamo costruito, che è stato costruito dal re per gratitudine. Si dice che Mulgren può usare delle magie molto potenti per proteggere il tesoro, il gran tesoro nascosto qui. Solo i più saggi e i migliori vagabondi avventurieri possono decodificare queste rune. Oh boy. Oh boy, ok. Ok, questo qui sarà un po' tosto. Quindi direi di non farlo adesso. Lo faremo. What? Credo che questa sia una cosa che solo l'uccello possa fare. Però vabbè. Oh, chi è questa? Aspetta. Un warlock. Direi di fuggire, però. Oh no. Possiamo fare così. Manaburn. Anche se costerà un po' di più. Combust. Attacca tutti. E attacca il warlock. Sembra il più pericoloso fra tutti. Beh, abbiamo fatto bene. Non importa il contrattacco, perché ora sei morto. Ottimo, inoltre far salire di livello anche il fantasma non è affatto male. Mi devo segnare tutti i robi. Ehi, comunque, ok, non è neanche così tanto lungo il percorso. Dimmi che posso andare alla Clubhouse, posso andare alla Clubhouse. Da quanto tempo? Yes. Quanto tempo è passato? Dall'ultima volta. Quindi ora possiamo prendere questo, giusto? Possiamo andare a Homeflower? Oh mio Dio, da quanto tempo. Per caso è cambiato qualcosa? Non sembra.
Cioè il giardino gigante, il giardino, giardino gigante. Ah sì, lì, quello lì però l'avevamo già visto. Vediamo cosa c'è, se c'è qualcosa di strano qui a casa. Anche se ne dubito, però ehi, facciamo darci un'occhiatina. Chi lo sa. Ah, inoltre giusto, ora abbiamo anche un sacco di altre robe. Se non sbaglio, se, non mi ricordo se siamo già passati qui con magari Dracula. Ho sbagliato tasto. Magari c'è qualche cosa con uno specchio che si potrà usare, che si potrebbe fare. Mi manca così tanto Bucky. Uno, forse il mio alleato preferito. No. Se sbaglio, forse si poteva accedere qui a uno specchio. Ma a quanto pare mi sbaglio. Magari lo schermo della TV? No. Sono curioso un attimo di vedere un attimo indietro. Magari è successo qualcosa qui. Non ne ho la più pallida idea. Non si sa ancora che cosa sia questo cristallo. Di inizio gioco, raga. Sono ve passate 20 ore di gioco. Io lo trovo una cosa assurda. Che sia passato così tanto tempo da quando ho iniziato questa serie. Saranno passati quanti mesi? Saranno passati 4 o 5 mesi? No, non è possibile, sia passato già così tanto tempo. Il tempo vola, ragazzi, eh. Vabbè. Vediamo un attimo, magari qui a Smile. Se come sta andando la situazione. Posso andare qui? Non posso, c'è ancora una lezzona. Vabbè, allora pazienza. Sinceramente non ho voglia di fare side quest in questo momento. Vorrei andare avanti con la storia. Anche perché voi non avete la più pallida idea di quante. Di quante volte ho voglia di andare avanti con. No, non devo andare qui, sciocco. Non sapete di quante volte ho voglia di giocarmi da solo questo gioco. Però poi capisco, c'è gente che non vede l'ora di vedere come andrà avanti con la storia, quindi. Quindi non posso. Everchip. Ah, si chiama Everchip il luogo. Se sbaglio ce l'avevano già detto, però non me lo ricordavo. Ok. Ora. Il dungeon oscuro. Dungeon oscuro potremmo fare. Oppure andare qui giù. Andiamo qui giù. A King's Merch. Almeno esploriamo tutta la zona. Oh! Sembra felice. Cubbins è diventato un caro amico. Il viaggio sarebbe stato difficile senza di lui. Un patto per te. Ok, sì. Ok, un cubo nutrizionale. Una super Choco-Cola. E un allarme antincendio. La super Choco-Cola non sembra affatto affatto male. Questo cura tutta la salute. Questo ne ho 0. Magari uno prendilo, non si sa mai. Di sveglie ne ho 5. Direi di prendere una di queste e due di queste. Prendere qualcosa. Questo. Non vale neanche la pena. Teniamoci. Oh, sì, lo sappiamo, c'è la clubhouse lì. Grazie, ma lo sapevamo già. Che abbiamo da combattere. Ok, questi possiamo farli tranquillamente. Ops. No, volevo fare così. Ah, ops. Non è un problema, posso diventare un fantasma subito. Imagine. No. Imagine
Imagine Pumpkin. Imagine Pumpkin. E ora basta fare Manaburn. Poi fai Combust. Tu puoi rubare qualcosa per caso, Master Criminal. Ce l'abbiamo già. Una zucca TV. Questo serve per fargli attaccare. Questo è un contrattacco. Questo ottiene salute. Niente di che. Però magari un crash lo farei. Ah, è vero. Possibilità di contrattacco. E comunque il contrattacco, cioè il furto non ha funzionato. Ok, beh, ha funzionato in qualche modo, ma ha funzionato. Ok, prova ad andare giù. Oh. Oh. Tu pensi che di poter andartene via così? No, non funziona così, Jimmy. Io ti seguirò dappertutto. Sai, io sono più intelligente di quanto tu possa mai immaginare, Jimmy. Pensa a qualunque cosa che vuoi. Io ho sviluppato strategie per distruggerti in ogni modo. Oh. Così. Cancelliere Pulsating Mass. Mi piace questa versione 8-bit della canzone. Ok. Non mi aspettavo questo. Facciamo così. Sticky Pilgrim sembra la scelta migliore. Non posso rubarti niente, ovviamente. Tu fai attaccare normalmente. E magari tu fai un Inodulate. Ok, grazie a Dio ho fatto quello. Non so se volerlo fare adesso. Prova a diventare un orso. Ok, proviamo con l'orso. E ora fai questo. E poi ora fai contrattacco. Ok. Ah, ok, però se fai solo barriere hai un sacco di salute, fatelo dire. Io sempre ripeto che lui faccia... Oh, hai anche contrattacchi, eh. Porca miseria. Questo potrebbe essere un problema. Soprattutto se lo usa in momenti non buoni. Ok. No, già fare una cura abbastanza buona. Fai un... attacco sempre. Non l'ha messo indietro, sfortunatamente. Fai un sorriso a tutti e fai un altro ultimo contrattacco, sperando che attacchi anche in modo fisico. Ok. E non è più rallentato? Non sembra. Non sembra. Ok, allora rallentiamolo. Tu attacca normalmente. E facciamoci di nuovo puzzare. Un'esplosione a tutti non è bello. Affatto. Ok. No, voglio questo. Direi di sì.
sorriso e tu fai un contrattacco. Avanti, Lars, contrattacca. O almeno rifletti, uno dei due. Comunque sembra che lui non abbia... Sembra che lui non abbia... cose. Ok, vuol dire... Oh no, oh ciao Jimmy. Ciao Jimmy. Ok. Ipnosi... Controllo mentale. Non so, non mi ricordo cosa faccia, però... ho paura che mi muoia. Quindi batti il 5 a Jimmy. L'unica cosa che posso fare. Ok, va bene. Non è nulla di così tanto... di così tanto grave, a quanto pare. Ok, fai un sorriso a tutti e poi boom. Ok, meno male che ha attaccato Lars per certi aspetti. E un altro sorriso. Ok, non fa nulla. Attacca lui, però non è un grosso problema. Ora fai un altro di questi, tu fai un altro di questi, e tu fai un first aid su Jimmy per evitare rischi orribili. Ok. Controllo mentale su di lui non è una buona cosa, però almeno abbiamo due che possono curare questo momento. Ok. A quanto pare non ha fatto... è perché avevo lo stun. Ecco perché. Fantastico. No, non spreco. Uno solo su lui. E tu fai in Adulate su Lars. Picchiami. Please, picchiami. Ok. Attacca tutti. Abbiamo ancora un turno di quella fastidio. First aid su Jimmy. Ma fai pure contrattacchi, se proprio insisti. Ok. Rampage. Tu fai... tu fai... Comforting Smile. Tu... fai... a quanto pare il contrattacco non serve molto, anzi non ha nulla. Fai un crash. Ok, non è finito molto... ok, attacchi due volte, mi sembra giusto. Ok, batti il 5 su Lars. Ok, poi pure... mi piace quando spreca i turni con i contrattacchi. Ok... tu cosa fai, Helga? Per caso Mental Clarity funziona? Questo non è buono. No, non funziona. Ah, ok. Beh, siamo riusciti. È una delle prime volte in cui riusciamo a far fuori un boss al primo tentativo. Jimmy livello 23, Helga livello 23 e Lars livello 22. Yes. Tu la consideri una vittoria? È solamente la tua immaginazione, Jimmy, come tutto il resto del mondo. Vai avanti. Immagina di avermi sconfitto. Tu puoi farlo ancora e ancora e ancora. E ogni volta io tornerò. La prossima volta che mi vedrai, la mia forma sarà cambiata. Ma la mia forma cambierà e sarà più forte. Tu pensi di aver vinto, Jimmy, ma non c'è nessuna fine con me. Aspetta. Aspetta un secondo. Tutto quel rimanere seduto sul trono non sta aiutando la mia stamina.
Rimani tutto composto, re. Questo non è affatto regale da parte tua. Ora, Sir Jimmy il Colorido, come il re di Kingland, è il mio dovere. Che è il mio dovere il dovervi delle scuse. Noi stavamo venendo qui per arrestarvi, ma all'improvviso tutto tornò come doveva essere. Non sono sicuro come il cancelliere lo stesse facendo, ma sono sicuro che lui mi stesse controllando. I suoi comandi ora sono andati, ma li posso ancora sentire, che continuano a sussurrarmi. Jimmy è il nemico, uccidilo. Fallo fuori. Che cosa orribile! Kingland è un territorio pacifico. E Jimmy, beh, tu sei semplicemente una brava persona. Questo è chiaro per me adesso. Kingland, no, tutta Evership deve aspettarsi da me una grandissima richiesta di scusa. So che dobbiamo andare avanti con la tua avventura. Ma se hai un momento, se hai bisogno, tu puoi sempre tornare a Kingland. Venite con me, uomini. Noi abbiamo rallentato questi eroi abbastanza. Quindi, che posto è? Punti interrogativi. Quindi vuol dire che posso anche tornare qui. Yes. Oh, yes. E non c'è già più la nostra amica. Ok, facciamo anche salvare, che ne dite? Molto bene. Ma sì, allunghiamo un po' l'episodio e andiamo avanti qui. Drago! Te ne vuoi andare da Evership? Non ancora. Per caso c'è qualcosa qui? Non sembra. Ok. Allora andiamo. Anzi. Da un po' di tempo. Rimaniamo Jimmy normale. Andiamo via da Evership. Wow, ne è passato di tempo. Tipo 5 episodi. Qualcosa del genere. Oh. E già vedo una capsula lì in basso. Però, che posto? Un mago? 8. Huh? Questa è la lanterna la lanterna sacra? Sei veramente così perduto? Sei veramente così perduto, ragazzo? Tu sei venuto nel posto giusto, immagino. Questo è il posto dove i perduti trovano la loro strada. Ah, sono tutti dei numeri. Oh, Didi! Johnny Knives! Papi! Aragosta amorosa! Pesce delle coccole! Sì! Se sei veramente tu? No, sei veramente tu? Mi sei mancato più del gelato. Oh, tu mi sei mancata più delle piogge di meteore. Oh, germoglino. Jimmy e io abbiamo trovato Lars. Non è fantastico? Sì. Sì, di sicuro, fagiolina. Quando sono caduto qui, mi sono messo insieme per fare un velocotrix al vento per determinare la mia posizione. E avevo paura che voi non ce l'avreste mai fatta. Ma eccovi qui. Queste terre si chiamano la meridiana segreta.
È un continente che vola sopra tutte le nuvole. Ci sono un sacco di misteri che rimangono qui. E sapienza oltre ogni comprensione. La verità è che io non sono rimasto qui solo ad aspettare. Mi sono anche dato da fare. Jimmy, ho pensato per molto tempo riguardo al primo segno di avvertimento. Le api. Tu l'hai visto da quel momento in poi, non è vero? La massa pulsante. Io ho letto tutto su di esso. Che cosa esso è capace? Jimmy, il mondo è in grande pericolo. Prima di andarcene dalla lanterna sacra, dobbiamo andare nel tempio della veggenza. Lì ci sono cose che tu devi vedere. Tu non troverai tutte le risposte, ma questo è solo un primo passo. Lars! Ehi! Così, solo ciao! Jimmy, io credo che tu andrai avanti con i tuoi studi. Abbiamo Andrew. Oh yes. Vediamo che cos'ha. Sidrodynamics crea una reazione chimica congelante, 200% potere magico. Questo è la stessa cosa che c'è nello slime. Questo è interessante, analisi. Il prossimo attacco fisico magico infliggerà il triplo del danno una volta per combattimento. E per ogni danno subito viene rimosso questo effetto. Scienza! Ehi! Quasi tutta la famiglia riunita, manca solamente Buck, giusto? Sì. Qua c'è Didi. Ok, abbiamo fatto bene ad aspettare fin qui. Che bel posto. Tutto geometrico, interessante, con numeri geometrici, oddio matematica. Vabbè, comunque, direi quindi che per questo video è tutto. Quindi vi chiedo di lasciare un bel mi piace. Commentate, iscrivetevi al mio canale se avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!